Eccoci qua, bentornati su valdezza.net. Accanto a me oggi ho un ospite molto importante, Emanuele Biotti del coro dei Servi della Gioia. Emanuele, bentornato. Un anno fa di questi periodi più o meno eravamo in diretta, se non sbaglio, lo Eh scorso sì. anno, parlavamo appunto di musica di San Lucchese e anche quest'anno parleremo di musica di San Lucchese e di beneficenza. Però innanzitutto con te volevo fare un attimino un passo indietro chiedendoti un po' come stanno andando le cose, come è cambiato nell'ultimo anno il vostro lavoro, la vostra attività di coro. Ecco, sicuramente ne parlavamo nel fuori onda, non è facile, ecco, di sicuro portare avanti un'attività come la vostra, del resto anche con molti elementi. Eh sì, ciao Stefano e grazie per diciamo, l'opportunità nuovamente a distanza di un anno. Sì, immaginatevi l'attività diciamo, di un gruppo numericamente importante come il nostro, soprattutto svolgendo appunto un'attività canora, quindi dove l'emissione della voce è determinante. Sarà sicuramente l'ultima attività, una delle ultime attività che potrà riprendere in sicurezza per come eravamo abituati a fruirne e a vederla, insomma, ecco, prima dello scoppio della pandemia. Di fatto, la nostra attività si è interrotta e non si è più ripresa, insomma, ecco, in maniera ordinaria. Ci siamo inventati diverse cosine, insomma, fatte a distanza, come appunto l'iniziativa proposta lo scorso anno proprio per San Lucchese, la realizzazione di un pezzo completamente a distanza, ognuno a casa propria, quindi messo insieme tutti i video e realizzato appunto un arrangiamento ex novo, ognuno dalle proprie case. Poi diciamo il resto si è un po' tutto fermato, rimane naturalmente il desiderio, la volontà di tornare quanto prima a ritrovarsi insieme, fondamentalmente, che è il motivo principale diciamo, dell'esistenza dei Servi della Gioia, cioè cantare insieme e cercare di trasmettere questa passione, questo divertimento che proviamo nel cantare, nello stare insieme a chi poi ci viene ad ascoltare e chi ci viene a seguire durante i nostri concerti. Però ecco, naturalmente San Lucchese per noi poggibonsesi è un evento, diciamo, topico, quindi ci richiama anche, delle energie supplementari e quindi, ci porta a inventarsi, insomma, un po' delle iniziative e delle cose da proporre proprio per, diciamo, trovarsi di nuovo insieme anche in modalità diversa, appunto come quella anche che stiamo utilizzando noi ora. Ecco. E quindi niente, è nata un po' l'idea sul solco dell'evento dello scorso anno, cioè di questo festeggiamo San Lucchese insieme anche a distanza. Ecco, lo scorso anno, grazie al supporto di amici, insomma, musicisti che fanno parte delle associazioni musicali, insomma, ecco, delle esperienze musicali di aggregazione musicale Poggibonsi, riuscimmo a montare una sorta di piccola trasmissione, no? Di spettacolo dove ognuno di noi propose appunto una sua un suo pezzo, ecco, da dedicare per quel momento storico alla cittadinanza. E devo dire che è stata una bellissima esperienza, insomma, che è rimasta un po' nei ricordi di tutti. Sia proprio per un po' la genuinità della cosa, insomma, proprio sembravano ritrovarsi tra amici intorno al linguaggio musicale per farsi un po' coraggio e forza, insomma, anche per quello che stavamo vivendo tutti e anche per il risultato che ha generato, perché poi l'iniziativa aveva, diciamo, una finalità benefica e si raccolsero tanti soldi a favore poi della Fondazione Territorio Sociale Alta Valdelsa,
per proprio il sostegno economico alle persone indigenti che comunque stavano affrontando un momento di difficoltà e quel progetto, insomma, ecco, ha avuto un grande riscontro. Insomma, sono stati raccolti più di 5.000 euro e per noi è stata una cosa, insomma, inaspettata. Ha dimostrato anche la vicinanza proprio a noi, ai nostri amici, insomma, che sono intervenuti, e una sensibilità particolare da parte appunto della comunità poggibonsese. Quest'anno, diciamo, ci siamo, ecco, così inventati una cosa un po' diversa anche. Grazie all'allentamento, seppur leggero, rispetto allo scorso anno, perlomeno diciamo possiamo uscire, cioè sempre mantenendo un po' le giuste e corrette norme di sicurezza, e quindi abbiamo trovato il modo, insomma, e l'occasione per registrare un contributo, diciamo, musicale. Diciamo all'aperto, naturalmente, in presenza, quindi anche per noi è stata un'emozione perché è stata la prima volta e di fatto ci siamo riuniti dopo a distanza, insomma, ecco, di un anno, cioè che abbiamo avuto la possibilità di rischierarci, insomma, come coro e di riunirsi insieme e appunto con le dovute distanze, rispettando i protocolli, ahimè, usando anche la mascherina, che per chi canta non è proprio lo strumento, diciamo, migliore del mondo, però necessario. Abbiamo registrato due brani musicali che dedicheremo appunto a noi poggibonsesi, insomma, ecco, in occasione della festa di San Lucchese. È un contributo, diciamo, che si aggiungerà al contributo di altre persone e confluiranno in un format, diciamo, che poi il Teatro Politeama trasmetterà sui suoi canali social, all'interno della stagione Politeama Online, diciamo così, no? Quindi sarà un contributo che anche noi abbiamo voluto dare proprio per così, ecco, festeggiare San Lucchese insieme, e verrà trasmesso alle 21 appunto sui canali social del Politeama e naturalmente anche sui nostri, insomma, dei Servi della Gioia, quindi con Facebook e YouTube. Ecco, però insieme a questo evento avete, cioè, lanciate parallelamente un'altra iniziativa di beneficenza. Sì, diciamo le occasioni si sposano sempre, no? Diciamo, abbiamo sposato, ecco, anche in questo senso qua, un'iniziativa che ci è stata proposta dalla Misericordia, a fronte appunto di un'esigenza, no? Che loro hanno, no? Avendo di fatto il polso dei bisogni, no? Delle persone nel nostro territorio, e noi abbiamo, insomma, ecco, risposto presente e insieme a loro ci siamo impegnati a diffondere appunto questa iniziativa che, diciamo, ha il titolo Un pasto per Poggibonsi. Che cosa significa? Significa che anche in questo caso vogliamo occuparci, o comunque mettere un focus, un'attenzione sulle persone che comunque si trovano in un momento di difficoltà, stanno affrontando un momento di difficoltà o una situazione di indigenza, e purtroppo anche sul nostro territorio sono molto presenti, nonostante che magari si vedano poco, no? Sono situazioni anche nascoste, che si ha diciamo, la poca opportunità, diciamo, per percepirne anche la quantità. E allora questa idea che appunto la Misericordia ci ha proposto nasceva un po' dal fatto di offrire un pasto caldo, no? Anche sulla tradizione di San Lucchese, pensiamo un po' ai tortellini, al panino, alla salsiccia che normalmente eravamo abituati a mangiare, quindi un pasto caldo donato appunto a queste persone. E l'idea anche
diciamo originale ma contemporanea che è venuta in mente appunto ai creatori dell'iniziativa era farsi coadiuvare dai ristoratori poggibonsesi. Cioè, questo pasto caldo viene di fatto preparato da alcuni ristoratori poggibonsesi, anzi, insomma, ecco, so che sono alla ricerca anche di altri partner che danno la loro disponibilità. Quindi, tra virgolette, si cerca di aiutare sì le persone indigenti, ma dare un po' anche una spinta alla ripartenza a un settore che è stato, insomma, comunque fortemente penalizzato all'interno, insomma, della pandemia. E allora abbiamo detto, ok, per San Lucchese noi facciamo il nostro evento, diamo il nostro contributo musicale e lanciamo anche questa iniziativa, Un Passo per Poggibonsi. La modalità che abbiamo messo in campo è un po' la solita, oramai rodata lo scorso anno, cioè abbiamo attivato una campagna di crowdfunding su la piattaforma GoFundMe. È stata creata appunto una campagna di raccolta fondi che si chiama proprio Un Passo per Poggibonsi, quindi è sufficiente andare sul sito GoFundMe, cercare e cliccare proprio Un Passo per Poggibonsi e poi semplicemente fai una donazione. A quel punto si attivano tutte le procedure che oramai in un anno siamo diventati bravissimi a fare o a conoscere, Utilizzare. a utilizzare quello di appunto fare una donazione attraverso la carta di credito, insomma, ecco, o gli altri strumenti di donazione digitale. Tutto qua. La campagna naturalmente non sarà attiva solo per il giorno di San Lucchese, ma prevediamo, ecco, di tenerla aperta fino alla fine di maggio, insomma, quindi darsi un mese di tempo, sì, un mese di raccolta fondi, ecco tutto qua. Poi ecco, la misericordia saprà darvi tutti i dettagli, insomma, ecco, dell'iniziativa. Assolutamente sì, e appunto io intanto ringrazio tanto Emanuele Biotti dei Servizi della Gioia che ci ha raccontato tutte le sensazioni, ma se vogliamo anche le difficoltà, no, di fare musica nell'ultimo anno, comunque in quest'ultimo periodo di pandemia. Speriamo a questo punto l'anno prossimo di potersi incontrare magari sul palco di un teatro oppure su sagrato Assolutamente. della chiesa di San Lucchese o comunque in presenza da qualsiasi altra parte, questa intervista farla faccia a faccia, Emanuele, Assolutamente, ci piacerebbe. assolutamente. Per quanto questi mezzi sicuramente sono efficaci per continuare a comunicare anche le iniziative dei Servi della Gioia e noi ne siamo sicuramente lieti. Ora però vi lascio con il governatore della Misericordia di Poggibonsi, Vallisberti, che abbiamo sentito e lui ci ha raccontato sia della Misericordia, anche del loro lavoro in questo periodo di particolare difficoltà, lo ricordava Emanuele prima, e poi ci ha svelato altri dettagli di questa iniziativa in collaborazione, lo ricordiamo di nuovo, con i Servi della Gioia, quindi una nuova iniziativa di beneficenza. Grazie Emanuele, vi lascio a Grazie a Vallisberti. voi, Ecco Vallisberti. grazie, arrivederci. Proviamoci. Sì, allora, quindi come prima cosa, governatore, le volevo chiedere come è cambiata la vostra attività qui all'interno della Misericordia, la vostra attività di aiuto per quanto riguarda appunto questo periodo di emergenza e di pandemia. Beh, la misericordia per l'aiuto, diciamo, a famiglie bisognose della città, insomma, c'è sempre da fare. E però devo dire che da un anno a questa parte le cose sono cambiate, sono state stravolte completamente, perché purtroppo le regole per questa pandemia ci hanno imposto nuovi sistemi. Prima la gente poteva venire qui tranquillamente, a giorni prestabiliti, e ritirare l'occorrente come alimenti. Però dopo ci siamo più accorti che non era più possibile farli arrivare lì, quindi si è impostato tutto nella consegna a domicilio. Questo già perché c'era un'esperienza anche in virtù delle prove che avevamo fatto con l'aiuto per i farmaci e quant'altro. Quindi lì si è organizzato ora delle consegne
diciamo ogni 20-25 giorni, ogni famiglia, che sono circa, attualmente sono circa 70 famiglie che stiamo assistendo, e ogni 20 giorni, 25 giorni hanno il loro pacco. Poi se qualcuno crede a necessità, proprio del genere, il telefono avviene e in qualche modo cerchiamo di sopperire. Comunque, ecco, l'assistenza non si limita solamente a quanto, al pasto, al pacco famiglia vero e proprio, ma purtroppo ci sono anche, e queste sono aumentate moltissimo, bollette da pagare, luce, gas, e addirittura ultimamente si trovano anche famiglie con grosse difficoltà per il pagamento degli affitti. E qui le cose sono un po' più dolenti perché purtroppo le bollette in qualche modo della luce, anche perché poi vengono staccate, quindi diamo priorità a quelli. Per gli affitti devo dire che è difficile poterle pagare, devo essere sincero. Nonostante tutto, poi ci avvaliamo sempre della segnalazione che ci fanno gli assistenti sociali, delle necessità che hanno e che loro vedono e toccano con realtà sul paese. Questo è un po' quello che si sta verificando in questo momento. Ecco, ora lancerete proprio oggi, insomma, questi giorni, questa nuova iniziativa insieme in collaborazione con i Servi della Gioia. Questa, anche questa è una, diciamo, non è proprio nuova per noi come iniziativa, perché già negli anni scorsi noi avevamo iniziato a fare dei pranzi sociali. A Natale, o una volta a Natale e una volta a Pasqua, avevamo fatto nel nostro salone riunito un gruppo di persone, o persone anziane sole, o anche persone con difficoltà economiche, e avevamo offerto un pranzo a tutti. Poi purtroppo anche lì le cose sono cambiate e quindi ci siamo dovuti in qualche modo trovare, abbiamo dovuto trovare qualche altra soluzione. A Natale, prima di Natale, abbiamo offerto una pizza a 116-120 persone, questo grazie anche, prima di tutto, con l'aiuto dei Fratres, del gruppo Fratres, che ci dà una mano in questo momento veramente importante, e poi grazie anche a un panificio che ci è venuto incontro con il costo e quant'altro. Successivamente abbiamo distribuito anche lì 120 pasti caldi a domicilio. L'abbiamo fatto con un negozio di Poggi Bonsi, che ci ha preparato i pasti belli confezionati, e noi abbiamo fatto il trasporto a domicilio. I Servi della Gioia, tanto che sono in presenza sulla città, e loro ogni evento a cui partecipano hanno sempre avuto questa bella idea di fare una raccolta fondi da destinare alle necessità della popolazione. Quindi quest'anno noi ci siamo, diciamo, aggregati ben volentieri, sempre con i Fratres, Misericordia e Fratres, Servi della Gioia, l'azione sta partendo ora, si stanno dedicando a fare questa raccolta fondi per poter distribuire un pasto. Un pasto che poi, anche questo, lo facciamo a due scopi. Primo, per venire in aiuto, diciamo, alle famiglie veramente bisognose, ma anche per dare una mano. L'idea era un po' questa, per dare una mano a una categoria di attività che in questo periodo ha subito veramente dei danni non indifferenti, che è la ristorazione. Per ora, diciamo, siccome l'iniziativa è nata in breve, quindi come si svilupperà l'iniziativa con i rapporti con i ristoranti e quant'altro, ancora è tutto da mettere a punto. Però, insomma, ecco, l'intento è questo qui, poi troveremo. Non è detto si debba fare una volta sola, può darsi a seconda della raccolta, come andrà la raccolta, può darsi anche se possa ripetere e quant'altro. È un'iniziativa, ho detto, donare un pasto, viene fatto tutto online, con un versamento online, e più abbiamo detto che possono rivolgersi anche qui alla Misericordia, da noi, e fare delle donazioni, o delle donazioni con ricevuto, oppure in una cassetta che abbiamo messo giù all'ingresso a disposizione, e la gente può donare quello che vuole. Non abbiamo stabilito cifre, assolutamente, perché ci sembrava, cioè, chiedere delle cifre non ci sembrava proprio la cosa più giusta. Quindi ognuno, quello che si sente di dare è quello che dona. Di questo devo ringraziare la cittadinanza tutta, perché ci ha dato veramente un sostegno non indifferente, perché come vi dicevo prima,
le bollette che si stanno pagando si pagano grazie a contributi e alle donazioni volontarie che ci vengono da cittadini.